buongiorno. Buongiorno. Benvenuti. Allora, l'argomento di oggi è uno dei più delicati e importanti, perché nella nostra esperienza di ricerca, di esplorazione, di studio, inevitabilmente entriamo in relazione, entriamo in contatto con aspetti di noi stessi che non conosciamo, di cui non abbiamo nella nostra ordinarietà un'esperienza diretta, se non in stati di coscienza differenti, aspetti che possono essere, ci possono inquietare, oppure aspetti che ci possono ispirare e che spesso entrano in risonanza con forme pensiero, forze, intelligenze, entità di vario ordine e grado, con le quali conseguentemente possiamo entrare in relazione, più o meno spontanea, di solito non ce ne accorgiamo neanche, o magari non interpretiamo in quel modo quello che accade, no? Quindi non siamo pienamente consapevoli di questa nostra capacità di apertura, magari durante la meditazione o quando siamo nel nostro personale raccoglimento, o anche quando leggiamo, studiamo, anche quando ci accostiamo allo studio, alla lettura, se lo facciamo in un certo modo, soprattutto se gli argomenti sono di un certo tipo, possiamo entrare in uno stato di canalizzazione spontanea, dove la comprensione di quello che studiamo e che leggiamo assume una profondità diversa, che non è solo quella mentale, razionale, culturale, no? Nel senso puramente informativa o nozionistica, ma assume dentro di noi una rilevanza energetica tanto per cui ispira i nostri sogni, ispira delle scelte di vita, un certo cambiamento, sentiamo che si muove dentro di noi un certo tipo di consapevolezza, oltre che una conoscenza che si allarga. E quindi noi siamo di fatto delle antenne, il problema quindi non è, cioè proprio la natura dell'essere umano è quella di comunicare, di relazionarsi, di entrare in comunione, in condivisione, siamo all'interno di un campo di esperienza molteplice, diversificato, dinamico, complesso, vivo. E noi siamo parte di tutto questo, quindi viviamo all'interno e in relazione con un ecosistema di forme, di esseri viventi, di pensiero e di creature sottili anche, no? Di entità di vario genere, aggregati psichici, egregore, di vario livello, più o meno estese, più o meno corrispondenti ad ognuno di noi come persona, nel riflesso del suo intelletto e della sua elaborazione emotiva, oppure corrispondenti a un qualche cosa di più collettivo. Quindi i popoli, le egregore religiose o di massa, ecco. Tutto questo compone un ecosistema complesso, dinamico, vivente, con il quale possiamo essere più o meno in sintonia, più o meno in simbiosi, si possono instaurare dei rapporti di sintonia e di simbiosi, quindi tutto questo si sviluppa nella direzione armonica di un'evoluzione della coscienza, dell'esperienza della coscienza, però si possono anche verificare tutte quelle dinamiche che si verificano in qualunque ecosistema, in una qualunque catena alimentare, perché è una catena alimentare di fatto, no? Quindi dai regni minerali, vegetali, animali, umani che siamo abituati a considerare, aggiungiamo anche tutti gli aspetti sottili, ma le dinamiche sono poi quelle, no? L'istinto, l'attacco-fuga, la sopravvivenza, l'alimentazione, il rapporto legato al territorio. Allora, noi possiamo o favorire una armonizzazione di queste spinte vitali,
oppure essere coinvolti in una dimensione più istintiva, più animale, meno evoluta, di cui noi stessi siamo meno consapevoli, e quindi essere coinvolti all'interno di dinamiche anche predatorie, anche di sfruttamento, di prevaricazione, di violenza, e qui poi si innescano tutti quei processi legati alla paura, al controllo del territorio o alle aspettative salvifiche, no? Perché poi, ecco, in base al livello di coscienza, tutte queste dinamiche caratterizzano queste relazioni. Dentro di noi, quindi tra il nostro sé superiore, il nostro sé reale, autentico, interno, e le nostre manifestazioni psichiche e fisiche, quindi anche il nostro corpo, no? Quindi queste relazioni possono essere più o meno armoniche, e le nostre personalità possono essere più o meno in armonia con il nostro sé superiore, oppure essere a loro volta dei vampiri nei confronti del sé superiore. E così anche fuori di noi possiamo entrare in relazione, così come ci regoliamo entrando in relazione con la natura, con gli altri, anche in questo modo si riflettono poi a vari livelli, su varie scale, le relazioni possibili che instauriamo con questo ecosistema complesso di energie, di forze, di aspetti psichici, sottili, spirituali. Beh, noi siamo all'interno di un ecosistema di forze sottili e di tensioni spirituali, perché poi lo spirituale non è diversificato di fatto, no? Lo spirituale è quel campo onnipervadente, onnicomprensivo, che non si distingue se non attraverso veicolazioni di coscienze relative che lo colorano, che lo evolvono, nel quale poi si reintegrano. Però ecco, quando parliamo di spirituale parliamo di un qualche cosa che può essere considerato come onnipervadente, eterno, contemporaneo, onnicomprensivo, mentre invece poi nel sottile abbiamo poi varie possibilità di distinzione, no? Di livelli, condizioni, nature, di questo psichismo che nasce dalla coscienza umana e dalla umana esperienza, ma poi si sviluppa anche autonomamente, rappresentando o meno per l'umanità che ne è la fonte psichica una possibilità di esplorazione dell'oltre in forma armonica con la propria evoluzione di coscienza, oppure, ripeto, riflettendo le dinamiche interiori e psichiche nostre, collettive e personali, rappresentando invece uno scenario più dissestato, più disarmonico, e quindi in realtà un labirinto di stimoli, forze, frequenze, nel quale possiamo anche perderci nella relazione, quindi con questo tipo di contesto. Noi siamo fatti per entrare in comunione, in comunicazione con tutto questo. Quindi io vi ho sempre detto, il problema non è aprire delle porte, il problema è gestire il traffico in entrata e in uscita ed eventualmente saperle chiudere. Quello è il problema. Poi che noi oggi ci troviamo come esseri umani terrestri in questo momento, su questo piano di esistenza, siamo abbastanza incrostati dal punto di vista della nostra comunicazione e con la natura, guardate cosa stiamo combinando, e con gli altri, guardate cosa sta succedendo nel mondo, e quindi di conseguenza limitando, condizionando, deformando il nostro rapporto anche con le realtà sottili, che di solito vengono alimentate in modo disarmonico e si disarmonizzano nella loro relazione con noi. E quindi noi oggi siamo piuttosto impediti nella nostra comunicazione, nella nostra fluidità di comunicazione, soprattutto di solito interpretiamo, deformiamo o rimuoviamo un certo tipo di segnali, di ispirazioni, di intuizioni possibili, anche perché queste porte le abbiamo chiuse dentro di noi, no? La nostra società materialistica, consumistica, positivista ha inibito i canali dell'arte, della poesia, dell'intuizione,
è un fenomeno relativamente recente, parliamo di qualche secolo, però effettivamente ci ha portato ad una condizione ancora più inibita, ottusa, sia rispetto a quello che può provenire dal profondo di noi, sogni, intuizioni, ispirazioni, insegnamenti, risposte, sia quello che può essere un contatto più allargato. Tutto questo è stato selezionato in modo funzionale in ragione di una nostra visione della vita materialistica e quindi legata al profitto, al consumo e quindi tutto quello che non rientra all'interno di questo sistema dove l'essere umano è un consumatore, un produttore, uno schiavo di se stesso e dei sistemi che ha sviluppato e che si sono sviluppati al di sopra di lui, è ovvio che tutte queste parti risultano quantomeno inquinate e distorte, se non del tutto inibite, se non interpretate poi dalle nostre suggestioni mentali, che niente hanno a che fare con l'ispirazione, l'intuizione, la relazione sottile e spirituale con il profondo e con il trascendente. La suggestione mentale è nient'altro che una fantasticheria, un aggregato psichico che a volte si propone come ispirazione, intuizione, relazione con l'alto o con il profondo, in realtà non è che una forma pensiero decisamente più limitata, una modalità propria del nostro mentalismo, che però non ha a che fare con l'apertura della coscienza, ma ha a che fare piuttosto con una proiezione distorta delle nostre paure e delle nostre aspettative. Quindi non dobbiamo confondere la suggestione mentale, il mentalismo, con quello che è invece un contatto reale con dimensioni più profonde o più ampie della coscienza, e questo è fondamentale da considerare, perché in quest'ultimo grande revival abbiamo assistito a due grandi revival, no? Recentemente abbiamo avuto il revival dell'Ottocento, quindi la teosofia, no? E tutto quello che è stato poi, no? Quell'onda, no? Teosofica, post-teosofica, che ha ispirato tantissimi movimenti, no? Tantissimi circoli, gruppi spiritistici, spiritualistici, e quello è stato un momento di grande revival magico, esoterico, spirituale, con le sue luci e le sue ombre, sicuramente. E poi c'è stato il revival degli anni 70, che è stata più o meno una conseguenza di quello stimolo. Poi questo stimolo ha assunto delle forme interessanti negli anni 70, 80, poi è stato, a mio avviso, intercettato e veicolato in quello che è la moderna New Age, che comunque, ecco, è colma di stracolma di stimoli, però in maniera sempre molto così consumistica, commerciale, poco profonda, e quindi a volte si prendono anche delle cantonate. Quindi soprattutto in questi ultimi tempi è importante distinguere tra la suggestione mentale e quello che invece è effettivamente un rapporto autentico e genuino con se stessi, prima di tutto, e di conseguenza anche con una visione più allargata della realtà, che però dobbiamo ricostruire, della quale dobbiamo riappropriarci, per percepire la quale dobbiamo riappropriarci delle facoltà ora atrofizzate per lo più, che ci permettano di interpretare correttamente poi questa relazione in funzione della nostra esperienza umana. Quindi noi siamo dei, no? In un viaggio attraverso l'umanità, no? Quindi l'elemento evolutivo da conquistare è proprio l'umanità, la nostra umanità, l'esplorazione delle sue emozioni, dei suoi sentimenti, delle sue prerogative, della sua creatività, della sua modalità esistenziale,
per poi ricondurre, reintegrare questa esperienza laddove noi siamo già, di fatto, no? Nella nostra coscienza assoluta, divina, eterna, al di là del tempo e dello spazio. E questo è un discorso che abbiamo già fatto più volte. Ora, vediamo un po' come, qual è il nostro punto di partenza, cioè come noi oggi siamo eventualmente coinvolti all'interno di questa relazione, di questa comunicazione, e quale possibilità abbiamo di sviluppare la nostra medianità personale, perché poi il corso verte proprio su questo, no? Però dobbiamo fare qualche premessa prima di procedere con qualche esercizio pratico e qualche esperienza pratica. Allora, vi dicevo, noi siamo... ecco, intanto una premessa fondamentale che devo fare riguarda una brevissima parentesi sulla struttura dell'anima. Queste sono convenzioni, sono schemi, le cose non sono così. Però sono dei riferimenti utili a noi e ad ognuno di noi per partire da un punto intelligibile e sviluppare poi un discorso sicuramente più ampio che trascende poi lo schemino, la convenzione, la mappa, no? Però intanto cominciamo da qualche parte. Argomento questo che invece sarà oggetto di un seminario quando sarà? Sabato, il 14, no? Sarà invece proprio l'approfondimento su questo discorso legato al rapporto tra il sé superiore e l'alchimia delle personalità interiori, no? Allora, ogni cosa a qualunque livello di complessità, quindi e di grandezza, quindi dall'atomo alla galassia, dal sasso a Leonardo da Vinci, ogni cosa si manifesta attraverso il coagulo di tre nature fondamentali. Questo lo sapete, no? Una natura legata alla forma, quindi alla manifestazione percettiva, sensoriale, su di un piano di esistenza temporale, quindi il corpo, no? La forma, il corpo. Poi abbiamo tutta quella categoria di fenomeni legati, di cause e di effetti legati alla mente, all'emotività, alle emozioni, all'intelletto, anche qui a diversi livelli e più o meno in armonia con un'espansione evolutiva, no? Dell'esperienza, della coscienza, e tutto questo lo chiamiamo qui convenzionalmente anima. Quindi questo insieme di significati, di interpretazioni che va dalla forma pensiero più semplice fino alla consapevolezza più ampia, alimentata dalla nostra esperienza, e ogni cosa ha la sua esperienza, anche il sasso ha la sua esperienza, la chiamiamo anima, ok? Quindi tutto quello che compone la nostra natura sottile, e ogni cosa ha una sua natura sottile, più o meno evidente, più o meno ampia. Nel gergo della fisica esoterica, questo insieme di corpi, che nella teosofia prendono il nome di corpi sottili, no? Dalle forme pensiero in poi, che ci riguardano e con i quali entriamo in relazione a diversi livelli, ecco, tutto questo nella fisica esoterica si chiama nodo di complessità, no? Quindi ognuno ha un suo livello, nodo di complessità.
terza natura è quella che chiamiamo spirito, no? Eterno, atemporale, quindi non ha neanche senso dire eterno, perché è fuori dal tempo, sovradimensionale, fuori dallo spazio e da qualunque manifestazione, eppure omnipervadente, quindi non diversificato, non distinto, di tutto partecipa, tutto riempie, è nel profondo di ogni cosa ed è oltre ogni cosa. Immanente e trascendente, ok? E questo spirito è l'elemento che ci caratterizza, no? Come parte del tutto. Ecco. La relazione evolutiva tra l'anima e lo spirito rappresenta la scintilla divina, cioè la capacità di ricondurre l'esperienza umana, i suoi valori, i suoi significati, il pensiero, l'emotività, le emozioni, la mente, l'intelletto, lo sviluppo della creatività e di una percezione superiore, la sensibilità espressa a diversi livelli, tutta questa esperienza sempre più consapevole e autoconsapevole, quindi qui ci avviciniamo a forme sempre più complesse di espressione della vita, fino ad arrivare anche a noi, no? Anche se non siamo l'espressione più complessa della vita, però parliamo di noi, noi siamo forme ponte, cioè siamo in grado di essere autoconsapevoli di tutto questo, potenzialmente, e di porre in relazione questa esperienza con l'assoluto. Ecco, questo punto di contatto tra l'anima e lo spirito è la scintilla divina, ok? Cioè questa frizione tra l'esperienza umana e il tutto, tra il relativo e l'assoluto, il tempo e l'eterno, o il fuori dal tempo, e il libero arbitrio e l'onniscienza, no? Ecco, questo punto di frizione accende la scintilla divina, ok? Possiamo anche dirla così, come l'ho detta anche in altre occasioni. Lo spirito è la cassetta vergine, no? Il registratore è il nostro apparato, veicolo, manifestazione psicofisica. La registrazione, l'incisione è l'anima e la coscienza è l'ascolto dell'incisione, l'ascolto consapevole dell'incisione. No? Ecco, divertiamoci con questo schemino, no? Bene. Allora, ogni cosa quindi ha una sua componente fisica, una sua componente sottile o di complessità e comunque partecipa al tutto, per cui è riconducibile al tutto, il tutto la pervade in ogni caso, ogni cosa. Sta a noi come forme ponte saper ricondurre ogni cosa alla sua origine e meta assoluta. È proprio il ruolo delle forme ponte, no? Tradurre l'esperienza relativa in esperienza assoluta. Le forme ponte sono quelle forme dotate di libero arbitrio potenziale, dotate di scintilla divina accesa potenzialmente, quindi da questa frizione si accende un qualche cosa, un aspetto di coscienza, quindi dotate di possibilità di autoconsapevolezza, di autocoscienza e quindi di interpretazione più ampia della realtà della natura, al di là degli aspetti veramente istintivi, animali o vincolati dalle leggi fisiche, chimiche, eccetera, eccetera. Però c'è di mezzo il libero arbitrio. Quanto più noi siamo vicini e ci identifichiamo con le dinamiche naturali, tra l'altro distorcendole attraverso il nostro stesso mentalismo, allora siamo più vincolati dagli istinti e siamo più animali, siamo più bestie e siamo meno dei. Quanto più invece riusciamo a ricondurre tutto questo ad uno scenario superiore di cui diventiamo pontefici, di cui diventiamo ponte, allora tanto più la nostra natura si emanciperà dai vincoli fisici, chimici, biologici, istintivi propri delle dinamiche naturali e tutto questo rappresenterà un'accelerazione
della coscienza possibile, quindi ecco il veicolo per la reintegrazione dei significati della vita verso il tutto. Ok, quindi noi siamo di fatto dei medium, cioè noi siamo già dei medium, perché siamo già nelle condizioni di tradurre l'esperienza umana in esperienza divina. Ok? Questo è già il nostro ruolo, siamo tutti pontefici. Non ce ne rendiamo conto, non ne siamo consapevoli, non ci pensiamo più, perché siamo all'interno di una proiezione di pensiero che ci ha vincolato negli angusti confini di un circuito sensoriale e funzionale molto materialista. Ecco, allora, non ci pensiamo, ma nel momento in cui cominciamo a coltivare un certo tipo di interessi anche, sentiamo immediatamente una certa rispondenza dentro di noi. Poi sta a noi dare ascolto o meno a questa rispondenza, rifletterla nella nostra vita e farne motivo di crescita a tutti i livelli. Ora, noi conteniamo quindi questo elemento, questa porta, no? Che è lo spirito, che ci pervade. Noi lo immaginiamo sempre, possiamo immaginarlo nei due versi, no? Abbiamo il corpo, no? Vedete, lo schemino potrebbe essere sempre, no? Forma reale, l'assoluto, il tutto, e quella terra di mezzo, no? Che può essere chiamata al di là, oltre, soglia, chiamiamola soglia. Ecco, quindi vediamo, no? Il reale, la realtà oggettiva, l'assoluto, il tutto, in questo caso in un esempio che lo rappresenta nel trascendente, la soglia, l'al di là, l'oltre, che può riguardare e essere descritto in tantissimi modi diversi, e la forma, no? Bene, però dobbiamo andare anche dentro, quindi anche dentro in ogni forma c'è, no? Il reale contenuto, questo puntino rosso, l'immanente, il reale immanente, e questa terra di mezzo, che chiamiamo soglia interiore, che è proprio a specchio. Vedete, la forma è l'elemento di congiunzione tra le due soglie, il reale trascendente e il reale immanente. Ogni cosa è strutturata in questo modo e può essere rappresentata in questo modo. Quindi anche noi possiamo essere rappresentati come corpo, che è la forma, no? Corpo, soglia, i nostri corpi sottili, il nostro mentalismo, l'intelletto, il mentale superiore, tutto quello che vi immaginate, no? Quindi come fumi della combustione della vita e del pensiero, no? E oltre ci immaginiamo, no? Il cosiddetto regno dei cieli, che non è nello spazio profondo, ma è nel cielo, in ciò che è celato, cioè non è evidente ai nostri sensi fisici. Quindi cielo è celato, la mente che interpreta tutto quanto, no? Il tatto, no? Ecco, bene, questi sono i sensi fisici. Abbiamo quell'ecosistema sottile al quale partecipiamo, che è la nostra soglia, i nostri corpi sottili, tutto quello che è rappresentabile in questo modo, e poi, no? Ciò che è il trascendente, l'assoluto, tutto, Dio, come volete chiamarlo. Ecco, ogni cosa, vedete, anche dentro di noi, in questo caso rappresentiamolo in questo modo, non è che se facciamo un'operazione chirurgica ci apriamo, vediamo questo, no? Quindi immaginiamo il punto del reale profondo contenuto, no? Questa sorta di, no? Di porta dentro di noi, che adesso faccio in questo modo, questa porta dentro, però dentro di noi, no? Quindi in corrispondenza poi non solo con quello che consideriamo la mente, cervello, ma in corrispondenza anche a quello che è l'esperienza di ogni nostra cellula. Quindi è un interiore che però non è solo mentale, no? È un interiore più complesso. Abbiamo anche noi la nostra soglia, no? Quindi vedete, abbiamo il reale, la soglia e la forma, il corpo, però dentro abbiamo la soglia, la terra di mezzo, dentro di noi, quindi le nostre personalità interiori, e il puntino, il reale. Allora,
unicità è rappresentata solo dal reale. Tutto il resto è diversificato, partecipa della molteplicità, partecipa del tempo, ok? Quindi, così come le forme sono molteplici, diverse, in relazione dinamica tra loro, anche il sottile è comunque molteplice, diversificato. Questa terra di mezzo è abitata da tutte quelle proiezioni che non sono più forma, ma non sono ancora il reale. Gli stessi defunti non sono più forma, ma non sono ancora il reale, fin tanto che sono nel loro cammino, no? Quindi ecco perché nella soglia troviamo anche il mondo delle anime, il mondo dei morti, l'astrale a tutti i suoi livelli. Cioè la soglia comprende tutti quei risultati intermedi tra la forma e il reale, più o meno orientati, perché abbiamo visto prima, possono esserci forme pensiero, aggregati psichici, entità che sono orientate verso l'attaccamento alla forma, oppure orientate già più verso una partecipazione trascendente, onnicomprensiva, più completa, più complessa. In ogni caso, nella soglia abbiamo dei risultati intermedi. Non è più forma, ma non è ancora l'assoluto. È fuori dal tempo, ma partecipa ad un suo tempo particolare, perché non partecipa ancora di quella atemporalità tipica del tutto. Abbiamo già detto, tra l'altro, in un'altra occasione, che il tutto è il nulla pieno di coscienza. Il nulla è il tutto privo di coscienza. Quindi l'unica differenza tra il nulla e il tutto è la coscienza. Okay? Di fatto tutto e nulla sono la stessa cosa dal punto di vista del campo. Se questo campo è irrorato di coscienza, allora lo chiamiamo tutto. Se invece è privo di coscienza, lo chiamiamo nulla. E la sfida è proprio quella della coscienza, se vogliamo, no? E qui entriamo nei misteri, qualcosa che è indicibile ed è indescrivibile, se non attraverso le figure del mito, che però, ecco, traducono quello che è, ma che non si può comunicare a parole e attraverso la nostra sensibilità ordinaria, attraverso le categorie della nostra mente ordinaria. Quindi, così come la soglia è abitata da tante entità, anche la nostra soglia interiore è abitata da tante entità, che sono le nostre personalità d'anima. Io adesso qui disegno dei pallini, no? Le nostre personalità d'anima. Ok? E questo sarà l'argomento che approfondiremo, perché adesso non lo posso approfondire. Vi basti solo, avete capito, le personalità sono tutti quei sensi dell'assoluto che attraverso il corpo si affacciano all'esperienza umana. Però, ancora una volta, se noi siamo identificati troppo con l'esperienza umana e materiale, allora queste personalità, anziché rappresentare un trampolino per la coscienza, diventano una gabbia della coscienza, perché diventano gli ego caratterizzati da istinti, desideri, capricci, vizi, conflitti gli uni nei confronti degli altri, perché dentro di noi siamo tante persone e siamo sempre più schizofrenici fino al patologico, fin tanto che siamo lontani dalla consapevolezza di essere qualcosa che sta a monte, qualcosa di più profondo, di più autentico, di più reale rispetto a quelle che dovrebbero essere solo dei veicoli per l'affacciarsi all'esperienza umana. Diventano invece i nostri ego quando ci identifichiamo in maniera erronea, no? Perdiamo di vista noi stessi, la nostra eternità, la nostra autenticità, e quindi ecco che ci identifichiamo con queste parti. L'obiettivo di queste parti è quello di coordinarsi bene tra di loro, no? In modo tale, così come l'obiettivo della soglia è quello di costituire una scala di valori dalla forma al reale, ecco che però se questa scala si dissesta, perché c'è questo gioco del libero arbitrio, l'avventura della coscienza è un'avventura reale, non è un qualche cosa da darsi per scontato, è qualcosa che dobbiamo veramente conquistare, ecco allora che questo diventa un labirinto, no? Diventa un qualche cosa che può
addirittura rappresentare un velo tra il reale e la forma, e non un complesso di lenti che amplificano la nostra esperienza verso l'assoluto e che dall'assoluto ricavano, proiettano nell'aldiqua ispirazioni, intuizioni, no? Ecco, allo stesso modo le nostre personalità possono essere quelle nuvole che oscurano il nostro cielo interiore. E quindi è importante conoscerle, dipanarle, armonizzarle tra loro in funzione, finalmente, quando Gurdjieff diceva, quando torna a casa il padrone, no? Che deve essere tutto a posto, tutto è ordinato, tutto pronto. Il padrone è proprio la nostra scintilla divina. Cioè, è proprio quella fiammella, quella identità che nasce dalla frizione tra l'esperienza umana e la tensione verso l'assoluto. Quella è la nostra identità reale. Io sto usando una terminologia e dei riferimenti originali, diversi, perché do per scontato che voi già avete letto tanto, no? Tra teosofia, corpi sottili, mondi astrali, entità, canalizzazioni varie, storie varie, quindi faccio già un passo successivo in quello che può essere un argomento esoterico, no? un po' più complesso e un po' più impegnativo anche, però insomma, vedo che mi seguite abbastanza. Allora, queste nostre personalità interiori, che tra l'altro si affacciano alla coscienza, no? A turno, no? Quindi qui c'è una sorta di turno, ecco, questa qua è la cabina di comando, no? La cabina di comando, il cervello, e a turno queste personalità si affacciano secondo dei sistemi, degli schemi di un certo tipo, no? Queste personalità si dividono in dominanti, secondarie e marginali. Qui stiamo entrando in quello che molte discipline hanno analizzato. L'astrologia è stata la prima a mappare i tipi umani attraverso la rispondenza con l'astrale e con le relazioni legate alle influenze planetarie. Attraverso la rispondenza tra il microcosmo e il macrocosmo, ha mappato gli astri, cioè le corrispondenze in astrale delle nostre personalità interiori. Quindi l'astrologia è stata la prima che noi possiamo storicamente documentare come tentativo di mappare i tipi umani. Poi ci sono state tantissime discipline legate all'auto-osservazione, alcune delle quali si sono poi perse in questa auto-osservazione. Pensiamo alla psicanalisi freudiana classica, no? Che ci si perde poi dentro questo, no? Addirittura si alimenta, se non si sta attenti, il rumore delle personalità anziché dipanare la matassa per lasciare emergere un qualche cosa che forse non Freud, ma meglio ancora Jung era riuscito ad intuire. Poi abbiamo degli strumenti molto interessanti come possono essere l'enneagramma, no? Ripreso da Gurdjieff, sviluppato in un certo modo, eccetera. Nelle scuole moderne hanno fatto un grosso lavoro su questo argomento personaggi come Crowley, personaggi come Aurobindo, no? Proprio entrando nel merito tecnico. Tutti ne hanno parlato, ma nel merito tecnico sono stati questi personaggi che recentemente hanno lavorato su questa mappatura. Noi oggi qui diciamo personalità dominanti, secondarie e marginali. E mi fermo qua. Le dominanti sono quelle che si affacciano costantemente alla coscienza, coscienza con C minuscola, cioè in questo caso, no, si affacciano alla vita attraverso le nostre dinamiche mentali e sensoriali, quindi dominanti. Le secondarie sono a supporto delle dominanti in circostanze peculiari, le marginali di solito non sono coinvolte, se non in casi molto particolari di traumi, di shock positivi o negativi, però sono marginali. Boh.
questo discorso qua lo finiamo qua. È stata una premessa perché poi ci servirà. Cominciate però a ragionarci sopra, no? Perché siamo noi, ognuna di queste personalità pretende di essere solo lei, no? Pretende di essere l'unica, pretende di essere l'io. No? Quindi abbiamo tutti questi io che ci caratterizzano in maniera più o meno armonica oppure più o meno conflittuale. Ok. Bene, quindi forma soglia reale, ok? Dentro e fuori. Ok, benissimo. Avete delle domande? Riuscite a seguirmi? A posto? Scusami, non mi hai mai detto una cosa che mi ha incuriosito. Cioè, hai parlato di vampirismo nei confronti del sé superiore. Che cosa volevi dire? Voglio dire quando appunto noi ci identifichiamo eccessivamente con le nostre personalità. Anzi, ho proprio detto adesso, ognuna di esse ritiene di essere il vero io, ci perdiamo quindi nella conflittualità, tra l'altro, tra questi diversi io che si affacciano periodicamente alla vita, alla coscienza, ai sensi, no? Nella cabina di pilotaggio, e tutto questo identificarsi con quelle che dovrebbero essere dei mezzi e non dei fini rispetto alla propria identità e alla propria esperienza reale, disperde energia, sottrae energia a quello che invece è una reale esperienza di coscienza, no? Perché lega l'esperienza ai fenomeni dell'illusione egoistica, no? E quindi più noi ci identifichiamo con le nostre personalità, più ci allontaniamo dal nostro sé reale. E in quel caso le nostre personalità, proprio come le entità che possono predare la nostra energia per nutrirsene, perché quella è la loro natura, no? Tutto è una catena alimentare. Se siamo qui, tutto è una catena. Noi ci mangiamo in continuazione, anche adesso. Voi vi state nutrendo un po' di me, io mi sto nutrendo un po' di voi. Okay? È normale, ok? Nella norma, ecco, dovremmo fare un po' di dieta e ripigliarci in modo consapevole per regolare questa dinamica trofica, no? Ecco, così come esistono però delle entità predatorie, no? Nei confronti della nostra energia psichica, vitale, spirituale, a vari livelli, allo stesso modo dentro di noi queste personalità possono risultare predatorie rispetto alla nostra esperienza potenziale di coscienza reale, per ricondurre solo a se stesse, alla propria affermazione egoica, egoistica, che è illusoria, quindi nell'affermazione di quello che è un'illusione rispetto alla realtà delle cose e alla realtà di noi stessi, ecco, sottraggono energia, si nutrono del sé superiore. Si nutrono, anche si mangiano anche a vicenda queste personalità, no? E si alimentano anche delle nostre energie fisiche, no? Quindi si invecchia, si muore, ci si ammala, perché abbiamo queste dinamiche legate a questo tipo di proiezioni. Quindi tutto quello che è un ecosistema sottile dissestato fuori di noi è dissestato perché, quindi immaginate, dalle forme pensiero più semplici, il fantasmino che comunque si affaccia alla seduta spiritica che fanno i ragazzini per gioco, ecco, quel fantasmino lì è comunque una larva, è comunque un predatore. Dicevo, il problema non è aprire le porte, ma è capire cosa passa e poi chiuderle, no? Fino alle grandi, a Dio, fino a Dio. Dio è un grande predatore, è il più grande predatore. Dio, con la Dio della religione cattolica, di cui noi siamo testimoni, no? Soprattutto vivendo in Italia, avendo ricevuto un'educazione di un certo tipo, eccetera, eccetera. In realtà queste sono grandi egregore che peraltro non hanno niente a che fare né con la coscienza, né con l'emancipazione e il risveglio della consapevolezza umana, né con lo sviluppo della nostra esperienza divina reale,
né con il concetto del Cristo, non hanno niente a che fare con questo. Sono dei grandi predatori, dei grandi larvoni, frutto dello psichismo di massa più o meno allargato, umano, che poi si distribuiscono per emanazioni successive, i vari santi, angeli, arcangeli, demoni, diavoli, alieni extraterrestri, santini e madonne, piuttosto che culti devozionali riferiti anche ai nostri cari defunti. In realtà i defunti non c'entrano niente, sono spesso manifestazioni di questa grande entità predatoria che caratterizza in questo momento sicuramente l'umanità di questo pianeta e anche dentro di noi, no? Tutto quel caos e quella predazione continua che non ci permette di essere ciò che siamo realmente e di vivere la vita per come potenzialmente potrebbe essere, felice, evolutiva, di coscienza, di espansione, di comunione e di reintegrazione con l'assoluto. Prego. E i di delle altre religioni? Cioè è tutto un ecosistema che oggi è completamente deformato, deformante, dissestato, purtroppo è così e ne vediamo gli effetti e i riflessi nella nostra società, civiltà, nel nostro mondo di oggi, no? Tutta questa disarmonia, questa dialettica disarmonica tra sottile e forma ha dato poi luogo a quello che noi oggi vediamo nel mondo. Va bene, d'accordo, poteva essere un'esperienza, probabilmente fa parte del gioco, però è anche ora di riappropriarsi di una coscienza più autentica di noi stessa e della realtà di noi stessi e della realtà delle cose. Quindi quando si entra, perché dicevo oggi, ho iniziato dicendo questo è un corso importantissimo ed è un argomento importantissimo che porteremo avanti anche al di là della giornata di oggi, evidentemente. Perché proprio anche per il fatto di questa nostra condizione specifica dobbiamo veramente intanto capire di che cosa stiamo parlando, capire come riappropriarci in forma autentica di questa possibilità della nostra anima, della nostra coscienza e soprattutto ritrovare un certo senso critico e capacità di discernimento nel momento in cui, durante la nostra ricerca, incontriamo fenomeni di contatto e dobbiamo a quel punto saperli distinguere, cioè saper capire da dove arriva sta roba, se è roba mia, se non è roba mia, in che forma è roba mia, in che forma non è roba mia, in che cosa sto incontrando veramente al di là di quello che può soddisfare la mia aspettativa, la mia suggestione, lenire i miei disagi esistenziali, al di là di questo. Perché l'esoterismo non è terapia, eh? Cioè, se hai bisogno di ritrovare un senso di te stesso perché ti sei smarrito nelle tue nevrosi, vai dallo psicologo o dallo psicoterapeuta, non occuparti di esoterismo, perché se ti occupi di esoterismo in quello stato lì fai solo peggio, fai solo danno. L'esoterismo è per persone sane, mediamente sane. Non è... Qui abbiamo disegnato sempre il nostro omino, eh? E sopra gli abbiamo messo un bel imbuto, che è una specie di tubo catodico della televisione, eh? Un bel imbuto. Allora, questa è la nostra normale condizione ricettiva, nel senso che, come vi dicevo prima, noi per nostra natura siamo delle antenne, siamo in infinita relazione, no? Con ciò che ci circonda, selezioniamo poi o meno dei segnali in base alle nostre funzioni esistenziali, più o meno condizionate, no? Dal sistema al quale partecipiamo, e siamo costantemente dei ponti tra la forma e l'oltre, verso il quale proiettiamo il nostro psichismo e dal quale riceviamo delle informazioni, no? Anche dei condizionamenti, se vogliamo, no?
questo è proprio il nostro caso in particolare, no? In questa nostra società. Ecco, questo qui è proprio il ponte, no? Immaginiamo questo ponte, no? Noi contattiamo, siamo in relazione con tutta una serie di connessioni, di possibilità di relazione con entità di vario ordine e grado, e la parte, diciamo, estrema dell'imbuto, la parte più sottile, la bocca piccola dell'imbuto, è una sorta di filtro, ok? È un filtro in questo momento. Il filtro è rappresentato dalla personalità dominante del momento. Ecco perché prima abbiamo fatto quel discorso là. Il filtro è determinato dalla personalità dominante del momento. Questa è la nostra condizione media attuale. Riceviamo, entriamo in sintonia privilegiata con certe energie piuttosto che con altre, con certe forme pensiero piuttosto che con altre, attiriamo certe entità piuttosto che altre, che ci spostano conseguentemente su piani di esistenza possibili piuttosto che altri, su futuri più probabili che altri nel nostro divenire, e visto che appunto abbiamo parlato di reconnection, questo si collega, no, alla pratica anche del riuscire a spostarsi riconnettendosi a parti di sé, a piani sottili ed esistenziali corrispondenti a parti di sé, in modo anche consapevole e sapendolo fare, no? Però non abbiamo adesso questa capacità. Però ecco, no, quando abbiamo parlato anche di guarigione, vi ricordate, no? Che l'obiettivo non è neanche quello di guarire, quanto di spostarsi su di un piano, riconnettersi ad un piano del sé dove non si è mai stati malati, no? Ecco, questo è un po' il discorso. Noi siamo in relazione con tutto questo, no? Siamo in relazione con tutto questo. Qui giocano tante leggi, no? Il simile risponde al simile, come in alto così in basso, il pensiero crea, la legge di attrazione o dello specchio, che poi abbiamo visto che in realtà dal punto di vista esoterico non riguarda tanto l'attrarre quello che pensiamo di aver bisogno, quanto l'attrarre ciò che ha bisogno di noi. Questa è la legge di attrazione nelle sue origini gnostico-esoteriche reali, cioè noi, in quanto forme ponti e garanti dell'armonia e dell'evoluzione universale e sovrauniversale, dovremmo attirare ciò che ha bisogno di te con la T maiuscola, no? Ciò che ha bisogno di noi, ciò che ha bisogno della nostra capacità di armonizzazione, questo è quello, cioè noi attiriamo le situazioni che hanno bisogno di noi, non le situazioni di cui noi abbiamo bisogno, o peggio ancora, come ci sta educando una certa New Age, vogliamo attirare le situazioni di cui peraltro pensiamo grossolanamente di aver bisogno, perché siamo educati ad una visione molto materialistica del significato di abbondanza e di prosperità, che non hanno significati così materialistici, così come oggi vengono venduti e proposti in certi ambienti, no? Quindi, noi siamo comunque dei canali, in ogni caso, più o meno consapevoli, questo filtro è più o meno stretto ed è più o meno distorto, è un setaccio più o meno fine, ma è un setaccio che orienta a sua volta i segnali in base alla nostra capacità mentale, più o meno condizionata da pulsioni profonde o da condizionamenti esterni, perché queste informazioni, no, sono anche supporti a veri e propri programmi che vanno a condizionare la nostra percezione di noi stessi e della realtà. Bene, ok, questo l'abbiamo capito. Quindi il nostro filtro in questo caso, quindi la bocca è rivolta, la bocca piccola è rivolta, no, verso di noi, e c'è questo filtro che è la personalità dominante del momento. Quando invece parliamo di medianità, allora dobbiamo distinguere tra quello che è una medianità interna
e quello che è la medianità esterna. Queste sono sempre schemi e classificazioni da prendere per quello che sono, frutto della mia esperienza personale, tra l'altro, non è che ci sono libri che in questo modo descrivono questa storia. Il libro più bello, più profondo sull'argomento della medianità è Le Nuri di Pietro Ubaldi. Le Nuri di Pietro Ubaldi. Quello è, diciamo, l'espressione più alta, secondo me, della medianità cui dovremmo aspirare per andare anche oltre, no? Le Nuri. Le Nuri sono dei canali, delle correnti di pensiero, poi nel libro più o meno lo spiega, lasciando più che altro intendere, perché è un testo molto interessante che ci porta anche ad un'elaborazione personale di quello che leggiamo e non solo così un'acquisizione puramente così mentale. Però ci sono tanti testi di spiritismo, di medianità, che vanno da quello che è l'analisi antropologica del fenomeno del profetismo nella storia, la storia dei patriarchi, no? I profeti, fino a testi più interessanti ancora dal punto di vista pratico, nel revival di cui parlavo prima, che portò all'attenzione del fenomeno spiritistico la grande collettività fu Allan Kardec, no? Allan Kardec con i libri, no? Sui medium, lo spiritismo, il libro dei medium, ovviamente condizionato da tutta una serie di suoi modi di interpretare il fenomeno e di indirizzarlo, però sicuramente ha fatto un gran lavoro. Poi c'è stato tutto quel baraccone, no? Di fenomeni che è stato lo spiritismo, no? Di varia natura, ispirato da varie concezioni, da quella teosofica a altre più magari anche religiose, quindi lo spiritismo legato al culto e al contatto con i defunti oppure con altre entità. Poi abbiamo avuto più di recente il revival sciamanico, no? Quindi, e anche neopagano, quindi la Wicca, lo sciamanesimo, il contatto con le entità, con i demoni, con gli angeli, con gli arcangeli, con il grande spirito, con lo spirito guida, fino ad arrivare poi oggi a questa moda delle canalizzazioni extraterrestri, aliene, stellari, crayon, eccetera, 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 un bestiario infinito di contatti, contattisti, contattati, rapiti, piuttosto che poi, no, perché poi prima sono contattati, poi diventano contattisti. In Italia abbiamo avuto dei personaggi comunque importanti, Roberto Secchi del Cerchio Firenze 77, abbiamo avuto Eugenio Siragusa, abbiamo avuto la Libia Martinengo, abbiamo avuto Germana Grosso, abbiamo avuto personaggi notevoli che hanno poi dato connotati diversi all'idea, no? Perché per dire, non so, la Libia Martinengo aveva un'idea più spiritualista, infatti c'era la collana dei quaderni di idea spiritualista che circolavano negli anni 70-80. Germana Grosso aveva definito il fenomeno legandolo alla fenomenologia ufologica, si cominciava a parlare di contattismo, Eugenio Siragusa sicuramente, storia molto simile ad Adamski. No! Con le stimmate e quell'altro, era uno dell'entourage di Siragusa, che è Bongiovanni. Bongiovanni era uno che era cresciuto, no, nell'ambito della fratellanza cosmica, come la chiamavano in quegli anni, c'era questa associazione, Centro Studi Fratellanza Cosmica, che era quello fondato da Eugenio Siragusa, e un prodotto di questa esperienza è stato Bongiovanni, no? Che è famoso perché ha le stimmate e parla con la Madonna. Quasi come Brosio, no? Che adesso ha capito di essere il cos'è la reincarnazione di San Giuseppe, insomma, ha detto qualcosa del genere Brosio. Ha capito che ha questa affinità con la Madonna perché è una reincarnazione di San Giuseppe. Va bene, questo mi fa capire come questo fenomeno sia da tenere
sotto controllo. Come si fa a desvegliarsi? Perché altrimenti si va a svarionare, no? E questo svarionamento, certo, vabbè, può essere la tua autoterapia per consolare le tue paturnie, le tue nevrosi, sentirti qualcuno, lenire la tua, cioè così, no? Uno magari ha problemi di autostima e diventa un canale, no? Si racconta un po' di storie e va bene così. In altri casi il fenomeno diventa patologico oppure dà origine a movimenti di pensiero che sono veramente, veramente bizzarri, no? come fenomeno, come esperienza. A volte rivestiti delle forme del culto, di un culto religioso o pseudo-religioso o sincretistico in maniera molto confusa, altre volte rivestiti in termini invece più ufologici, quindi gli alieni, gli extraterrestri, così in questo senso. A volte queste due cose si avvicinano, cioè ci sono, diventano vere e proprie religioni, no? Nuove religioni, quelle dei pleiadiani, e questo è un fenomeno soprattutto americano, no? Che però noi in Italia facciamo entrare proprio così, senza nessun filtro, no? Perché suggestiona, ci piace, ci gasa, può rappresentare sicuramente uno stimolo, però poi bisogna andare a rimettere in quadro tutto quanto, perché sennò si va fuori di testa veramente. Allora, dicevo, una medianità interna ed una medianità esterna, ok? Allora, la medianità esterna è quella medianità che ha come fine e comunque è caratterizzata in quanto dinamica di relazione con la soglia, quindi con tutto quello che è quel piano che definiamo al di là, oltre, soglia, piani astrali di varie scale, di vario ordine, di vari livelli, abitati dalle entità le più diverse, dagli aggregati psichici più diversi, che poi si riflettono, rispondono, entrano in sintonia, in rispondenza con noi, in modo più o meno simbiotico, più o meno parassitario, più o meno predatorio, in maniera più violenta o in maniera anche più furba, coltivandoci anche e nutrendosi di noi a volte in maniera anche molto subdola. I vampiri più efficaci sono proprio quelli che, no, si rivestono, no, il lupo vestito da agnello, no? Ecco, tra l'altro questo esempio è abbastanza azzeccato, parlando di agnello. Allora, medianità esterna è finalizzata al contatto, o comunque è caratterizzata dal contatto con forme pensiero, entità, egregore, psicocreature, ecco, chiamiamole così, in linea generale, come ne parlo nel mio libro Anima in realtà, parlo delle psicocreature. E l'obiettivo è proprio quello, entrare in relazione con queste presenze, con queste entità, con queste forze. Questa medianità esterna, o dove diciamo l'interpretazione prevalente tende a dare rilievo e risalto alla proiezione esterna dell'entità con la quale si interagisce, è caratterizzata dai fenomeni tipici dell'ipnosi e della trance. Di solito, quando ci troviamo di fronte a questa esperienza medianica, mistica, medianica, di contatto, di channeling, di canalizzazione, quello che volete, quello che accade è spesso il fenomeno della trance o dell'autoipnosi, indotta più o meno, oppure così, nella quale si cade come stato di coscienza alterato anche nell'ambito dei fenomeni del misticismo. Si cade in una sorta di trance, che è stato alterato di coscienza, dove l'individuo mette da parte se stesso, le proprie personalità, i propri schemi mentali, il proprio protagonismo, se vogliamo, e in funzione del contatto, che può arrivare fino all'impossessazione della persona.
di solito è un fenomeno passivo, di solito, no? Lo si subisce, oppure se lo si crea, immediatamente però si instaura un rapporto di subordinazione rispetto alla forza con la quale si entra in contatto. Scusa, posso fare un esempio? Prego. Ad Assisi, a una conferenza su Pietro Baldi, c'era una persona che parlava di canalizzazione e a un certo punto ha detto: scusate, si è nato un dottore, sai, tutti... E poi ha cominciato a dire: no, non vi preoccupate, e ha cominciato a parlare con una voce spaziale. Quello era un caso, un fenomeno. Ma, sì, adesso vediamo, perché poi bisogna proprio vedere caso per caso se parliamo di medianità esterna o di medianità interna, e quando a volte pensiamo si tratti di medianità esterna e invece è medianità interna, o al contrario se è medianità, pensiamo essere medianità interna e invece è medianità esterna. Dobbiamo vedere caso per caso che cosa succede. Il fenomeno può essere spontaneo, oppure, nel nostro caso, a noi adesso qui in questo momento, ci interessa invece il fenomeno come strumento di esplorazione, no? Quindi come strumento consapevole da adottare in forma attiva. Allora, la medianità esterna di solito si relaziona con i mondi, quindi della soglia, e con le creature, le psicocreature che caratterizzano quei mondi, dimensioni sottili, e di solito è caratterizzata dalla trance, no? Dall'ipnosi, dalla trance. Invece la medianità interna, la medianità interiore, interna, ripeto, spesso le due cose possono essere anche confuse, eh? Oppure creare anche delle forme di mix tra le due esperienze. Comunque la medianità interna è invece quella che a noi dovrebbe interessarci di più, perché è finalizzata al contatto con il reale, quindi è finalizzata al contatto con il sé superiore, con lo spirito profondo contenuto, onnipervadente, infinitamente immanente e infinitamente trascendente. Vi ricordate lo schemino che ho fatto prima apposta, forma soglia reale, no? Allora, se la medianità esterna si relaziona con la soglia, la medianità interna, o perlomeno lo scopo della medianità interna, è quello della relazione con il reale. Oppure con la relazione con dimensioni diverse della forma. Pensate all'esperienza sciamanica. Quindi, la soglia con la medianità interna non ha niente a che fare. La medianità interna ha a che fare con la possibilità di spostarsi su dimensioni, mondi paralleli, piani di esistenza, mondi eco diversi, dove incontrare se stessi in altre forme o incontrare altre forme che vibrano su frequenze anche differenti dalla nostra, altri mondi, altre dimensioni del possibile, però che rientrano nel concetto dell'universo delle forme, oppure con il reale. Quindi la soglia non riguarda la medianità interna. Medianità interna la chiamo interna perché è quella che a noi interessa come possibilità di contatto con il nostro sé superiore, evidentemente. È questo che a noi interessa. La medianità interna è caratterizzata da una maggiore lucidità, fino ad arrivare all'esclusione del fenomeno della trance. C'è una perfetta simbiosi e correlazione tra le proprie personalità e l'ente con il quale si entra in relazione, che è il sé superiore, idealmente, in forma però lucida, medianità lucida. Le vie per lo sviluppo di questa medianità lucida, di cui era protagonista Roll o Pietro Ubaldi,
Ma anche Edgar Cayce, anche se poi Cayce entrava in una sorta di sonno particolare, però lui era cosciente di quello che avveniva, per cui possiamo dire che quella è un esempio di contaminazione tra le due forme di medianità. Però stiamo in Italia, perché in Italia abbiamo un sacco di personaggi importanti della nostra storia che hanno, che possiamo citare ad esempio, no? Roll è stato proprio uno di questi. Le tre vie per lo sviluppo consapevole e attivo di questa forma di medianità lucida sono il rito, il sogno e l'estasi, ancora una volta, no? Quindi questa facoltà può essere sviluppata attraverso vie rituali, cioè dove si adottano simbologie, archetipi, stati di coscienza esaltati attraverso l'uso del simbolo e dello psicodramma, che non è solo un teatrino, ma è un qualche cosa che poi si sviluppa su più piani a diversi livelli. Il sogno come facoltà, di cui peraltro ho parlato recentemente, sia a Roma sia qui, poi faremo ancora dei discorsi sul sogno come senso, ecco, quindi qui abbiamo più l'esperienza proprio sciamanica, no? Il sogno, il viaggio, ma parliamo ovviamente di sogno lucido e di facoltà relative ai cosiddetti sensi interni, di cui parlo nel testo e che qui non possiamo adesso approfondire, o l'estasi, che è la via della meditazione, no? Quindi quello stato magico-mistico proprio della meditazione, che si può raggiungere attraverso poi tutta una serie di vie che vanno dalla meditazione più trascendentale alle meditazioni dinamiche fino all'esplorazione delle vie di esaltazione delle energie sessuali, quindi quello ha a che fare poi con tutte quelle scuole e quelle esperienze. Il rito, il sogno e l'estasi sono le tre grandi vie di accesso alla medianità lucida, quindi interiore. Il fine non è il contatto con la soglia e gli spiriti della soglia, ma è il contatto con il proprio sé superiore, il proprio Dio interiore, e quindi con il reale, con l'assoluto, che attraverso questa consapevolezza possiamo ritrovare e riconoscere dentro. La medianità esterna può essere propedeutica alla medianità interna, sì, però bisogna capire con quali forze entri in contatto, con quali entità entri in contatto, con che cosa entri in contatto. Siccome tutto quello che vi ho detto prima, tutto quello che adesso abita i mondi della soglia è piuttosto in relazione predatoria con l'umanità e con la forma, anziché armonica, anziché simbiotica, perché così come noi ci siamo allontanati dal principio fine umano e divino, allo stesso modo tali proiezioni, ulteriormente sviluppate in forma autonoma secondo i loro sistemi, corrispondentemente si sono allontanati dal principio umano, quindi non possono rappresentare per noi un riferimento. Perché a loro volta queste entità di tutti i livelli pensano alla loro sopravvivenza, esattamente come facciamo noi, distruggendo il pianeta, l'habitat, competendo con gli altri e tutto quanto il resto. I due mondi sono a specchio, ok? E non possiamo lamentarci di essere vittime di predazioni quando noi siamo il virus peggiore che questo pianeta ha contratto negli ultimi migliaia di anni, no? Cioè, è vero questo, per cui è tutto a specchio. Solo che la porta di riarmonizzazione di questi mondi non è là fuori, ma è dentro di noi, si parte da noi, da ognuno di noi, perché le leve sono qua, non sono fuori, sono qua le leve. Quindi ognuno deve ricostruire dentro di sé quell'armonia, quell'etica, quell'etica, no? Quella capacità di recupero di valori, archetipi, facoltà che lo metteranno nelle condizioni finalmente di riproiettare fuori una scala di valori possibile da percorrere nel perseguimento verso, no? Dell'assoluto. Allora, tutto quello che c'è là fuori in questo momento inibisce questo perseguimento anziché favorirlo, come dovrebbe essere,
Ok? Per cui bisogna fare attenzione con cosa si entra in relazione, perché abbiamo detto la medianità esterna può essere propedeutica alla medianità interna. Cioè la medianità interna spesso è un fenomeno spontaneo, va educato o attraverso appunto vie precise di ritualità, di sogno, di meditazione, in quanto tale, come medianità interna in quanto tale, ma il più delle volte il percorso passa attraverso fasi di medianità esterna. A questo punto bisogna fare molta attenzione, perché questa medianità esterna ci può portare via, anziché aiutarci a sviluppare la medianità interna, ok? Per cui bisogna fare molta attenzione. Posso? Prego. Una domanda. Quale potrebbe essere nella storia dell'umanità il momento in cui questa medialità esterna è stata meno incisiva? Diciamo meno dannosa? Quando è stata meno dannosa? Meno dannosa? Ma c'è stato un periodo, ci sono stati dei... un confronto con il periodo di adesso che... Ci sono stati dei momenti, dove si era in armonia con gli dèi, ci sono stati dei momenti, però parliamo di, perché parliamo di medianità esterna in questo caso, parliamo delle civiltà antidiluviane, Lemuria, Mu, parliamo di quelle civiltà lì. Dopo i fenomeni spirituali autentici sono legati più che altro alla medianità interna, il Buddha, no? Che poi purtroppo sono intercettate dalle egregore e diventano religioni che nulla hanno a che fare poi magari con il Buddha, con il Cristo, con... No, perché lo sappiamo poi, no? Ma anche oggi, no? Guardate, prendete degli insegnamenti, che so io, di un maestro piuttosto che di un altro, o di un qualcuno che ha portato effettivamente delle cose sensate. Poi, morto lui, nascono tutte le varie ramificazioni, le scuole, le scuolettine, spesso in conflitto tra di loro, viene fuori un casino, si creano delle religioni, si creano dei mostri che questi personaggi non, sicuramente non, voleva, non volevano si creassero, no? E non li rappresentano neanche, poi, tra l'altro. Quindi figurati poi nella storia delle grandi religioni quanto ci si è allontanati da quel granello di senape, di quel granello di saggezza che poteva essere l'elemento originale, che è stato poi purtroppo elaborato in forma deviata da un'umanità che nella sua ciclicità esperienziale ha manifestato questo. Va bene, adesso è ora di voltare pagina però, quindi senza neanche né vittimizzarci né colpevolizzare, perché poi alla fine è un gioco di specchi, andiamo oltre, perché adesso si apre una nuova era potenziale, possibile, no? Allora, la medianità esterna può essere a sostegno della medianità interna, però come facciamo se abbiamo detto che non è così semplice, perché ogni volta che contatti c'è la possibilità di essere in realtà in relazione con qualche cosa, primo, di diverso da quello che tu credi di essere, no? Perché... o credi che sia, perché a volte la più banale larvetta di passaggio si fa passare per Padre Pio, piuttosto che per la Madonna, piuttosto che per quello che tu pretendi di evocare, no? Nella tua aspettativa, oppure diventa il babau se tu stesso hai un po' di paura. Diciamo che le emozioni più facili di cui nutrirsi, di cui queste entità si nutrono, sono il fanatismo religioso o esoterico, e la paura, il senso di colpa, la paura, no? Quindi l'angoscia, l'inquietudine, che diventa però un motivo di esaltazione. Pensate a quell'esaltazione gotica, no? Twilight, tutti questi film di vampiri, vampirelli, tenebrosi, inquietanti, che però piacciono. Ci piacciono perché stimolano il nostro senso del mistero. Però attraverso questa leva noi apriamo delle porte a questi mondi di ombra, che sono oscuri, che sono tenebrosi, che rispondono con le nostre parti più tenebrose, che però se non sappiamo gestire ci portano via, ovviamente, no? Per cui, ecco, come possiamo fare? Come può la medianità esterna diventare un sostegno della medianità interna? Può diventarlo nel momento in cui noi sappiamo costruire un'entità.
se io, e in questo caso un gruppo, sa come si costruisce, cioè sa addensare un'entità, cioè sa richiamare dei mattoncini di base, no? Non ancora organizzati, e metterli insieme nel modo giusto, nutrendo quello che avviene come aggregazione psichica, nutrendola nel modo giusto, si può creare una specie di sonda, una specie di spirito guida artificialmente creato nel sottile, che può aiutarci semmai a sviluppare una certa conoscenza, una certa sensibilità, ma l'obiettivo è sempre quello della medianità interna, non è quello di poi alla fine di giocherellare con la soglia e con gli abitatori della soglia. Siano anche i nostri defunti, perché in realtà quando pensiamo di entrare in relazione con i defunti, non entriamo in relazione col defunto, col nostro caro, eccetera, eccetera, entriamo in relazione con qualcosa che passa di lì. Poi, ah no, ma mi ha detto una cosa che solo io e il defunto conoscevamo. Benissimo, te la legge dentro, perché queste facoltà, queste entità hanno la facoltà, la psiche è il loro terreno, cioè non hanno problemi a entrare in relazione con i nostri pensieri, i nostri ricordi, anche al di là di quello che noi stessi abbiamo dimenticato, loro lo possono leggere. Ok? Quindi si fanno passare per il Napoleone di turno piuttosto che la nonna che ti dice: ah, vai a vedere che là in quel cassetto ho lasciato una busta con te con dentro un gratevinci. Non ho più i soldi perché se non c'è la crisi, però ho lasciato il gratevinci. Quindi bisogna fare attenzione, perché il fenomeno di contatto col defunto può avvenire nell'ambito di 2 o 3 mesi al massimo dalla sua morte fisica. Dopodiché il defunto deve fare la sua strada, il suo cammino. Più noi siamo attaccati al suo contatto, al suo ricordo, al suo rimpianto e tutta questa roba che il cattolicesimo ci ha riempito la testa, distorcendo profondamente il significato e il valore della morte, gli facciamo del male, perché lo teniamo attaccato qui. E si creano poi, siccome poi l'anima sua farà i suoi giri, le sue cose, andrà oltre, quello che rimane attaccato qui sono forme pensiero che diventeranno fantasmini larvali, i gusci che infestano gli ambienti, infestano le case o infestano la nostra psiche, e non solo il defunto, sono solo parti che magari potevano rispondere alle sue parti più attaccate, che sono rimaste qui come residui e che sono stati alimentati dal nostro stesso psichismo. Se poi ci facciamo sopra delle grandi sedute spiritiche, viene fuori il fantasmone che si fa dei lauti pranzi, no? Approfittandosi della tua ingenuità e della tua mancanza di conoscenza. Allora, come si può fare? Si può costruire un'entità. Costruire un'entità da zero, sapendo come fare. Allora, un gruppo di contatto può creare un'entità da zero per cominciare poi a beneficiare di questa relazione, per sviluppare una certa sensibilità, mutuare anche certe conoscenze e certe prospettive di percezione della realtà dal punto di vista dei mondi sottili. Questo è possibile. Però l'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di arrivare poi al contatto col proprio sé superiore o alla relazione totale e mistica con l'assoluto, piuttosto che con la relazione, dicevo, con altre dimensioni della forma. La soglia è un campo che andrebbe smantellato, per come è oggi. E invece noi continuiamo a nutrirlo, no? Nutrendo divinità, dei, angeli, demoni, extraterrestri, menate, maestri ascesi, triadi divine, si alimenta tutta questa gabbia di pensiero che ci rinchiude all'interno di un sistema dove noi abbiamo perso completamente la relazione con l'essenza, identificandoci nelle forme e nelle loro proiezioni, perdendoci in questo labirinto, credendo magari di avere a che fare con grandi esperienze spirituali che in realtà all'atto pratico si rivelano del tutto inconcludenti, generano processi di dipendenza, di ossessione e cose di questo genere. Allora, cosa avviene? Vediamo un attimo di analizzare e di distinguere che cosa può accadere con la medianità esterna. Allora, ricordate, con la medianità esterna che cosa succede? Abbiamo
Allora, se parliamo dell'individuo che si mette lì e canalizza o viene contattato in rispondenza anche di determinate circostanze, che possono essere le più diverse, che cosa succede? Allora, se parliamo di gruppo, abbiamo il gruppo, no? Le persone. Se parliamo di individuo, abbiamo le sue personalità, ok? Sempre gruppo è. Pensa che macello quando, scusate, quando sono tutte insieme. Esatto, 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 esatto. Diventa un problema perché anche le persone che partecipano al gruppo, se non hanno un minimo di baricentro, almeno la capacità di selezionare la personalità con la quale si lavora, è un altro discorso. Non usciamo dal tema. Allora, medianità esterna, gruppo, che cosa succede? Succede una cosa di questo genere. L'imbuto è al contrario, ok? Cioè, in pratica sono queste energie, questa attenzione, queste energie psichiche che vogliono andare a contattare un'entità precisa. Il Dio, la Madonna, l'alieno, il santo, il defunto, no? Si mettono nelle condizioni di contattare qualche cosa di preciso o che si presenta poi in modo preciso, ok? Quindi l'alimentazione, il flusso dell'energia è questo, a questa direzione, no? E qui che cosa abbiamo? Abbiamo la soglia, perché stiamo parlando di medianità esterna, quindi qui abbiamo la soglia, qui c'è il gruppo, no? Qui ci sono i confini, no? La dimensione, qui abbiamo la soglia, no? Bene, questo all'individuo può essere uguale, no? Può essere così, allo stesso modo, o può essere anche che questo gruppo di personalità ne vanno a canalizzare una in particolare. Vedete? Vedete l'imbuto? No? Queste personalità qua ne canalizzano una. Cioè, in pratica, quello che la persona contatta di sé è una propria personalità secondaria o marginale. A volte cosa succede? Questa forma di medianità interna viene poi rivestita dell'interpretazione della medianità esterna. Tu stai contattando una parte tua, ma la proietti e la trasformi in un angelo o in un demone. In realtà sei tu. Ma siccome tu non ammetti di riuscire ad avere questo contatto con te stesso, non ce la fai, non lo concepisci, non lo riconosci, allora questa parte diventa una proiezione. Questo accade spesso nei sogni, per esempio. Oppure, anche in questo caso, abbiamo il fenomeno mistico della persona in sé che canalizza, no? Però l'energia va in questa direzione, diciamo, no? Dalla forma verso la soglia. Noi diamo energia, dalla soglia ci arrivano illusioni. Questo è lo scambio. Energia in cambio di illusioni. Ok? Non è bello. Questo fenomeno della medianità verso una propria personalità è interessante come dinamica, se però la sappiamo attivare in forma consapevole. Perché poi in realtà nella dinamica di autoconoscenza c'è una fase in cui si passa attraverso questa canalizzazione di una propria parte. In questo caso però io adesso ve l'ho descritta come una sorta di medianità interna che però viene interpretata come medianità esterna. Ma anche quando noi entriamo in contatto con il nostro sé profondo, spesso non riusciamo ad ammettere questo contatto, è troppo grande per noi, abbiamo bisogno di un supporto. E allora abbiamo bisogno di un angelo guardiano, di un angelo custode, di uno spirito guida. In realtà quello spirito guida sei tu, ma siccome tu non sei pronto a comprendere che questa fonte totale di conoscenza, di saggezza, di maturità, di ispirazione spirituale sei tu stesso, allora ecco che hai bisogno di una proiezione esterna, proiezione che se sai mantenere sotto controllo funziona bene, anzi ti rappresenta nell'oltre, ti riconnette con l'oltre. È un termine di riconnessione con te stesso, anche la piovrettina, dov'è? Ecco, no? Ricordate l'esempio della piova, no? Se invece non sai gestire, si trasforma a sua volta in un'entità predatoria.
se la alimenti per esempio di desideri egoistici. A sua volta lei dice, ah, è così che mi gestite voi? Allora sì, lo faccio anch'io, sì sì, va bene, dai, io ti do questo, ma tu mi dai questo. Si entra nell'ambito della negoziazione. E spesso la magia è stata rovinata da questa moda del commercio. Se leggete i grimori medievali, di che cosa parlano? Di fatto di patti, di contratti, di commercio. Di commercio. Allora, tutte le volte che c'è un commercio, siamo di fronte, non stiamo parlando con Dio, né con l'assoluto, né con il profondo di noi stessi, né con lo spirito profondo che noi siamo nella nostra coscienza più grande. Ogni volta che si parla di commercio stiamo trafficando con qualcosa, e con, no? Ci sono degli interessi in gioco e spesso c'è un gioco di forza, c'è un gioco di forza. Ma siccome noi siamo obnubilati nella nostra coscienza rispetto all'oltre, di solito il coltello dalla parte del manico ce l'hanno dall'altra parte. E perché te la raccontano in tutti i modi, tanto tu non hai i sensi per vedere veramente quello che succede o quello che è. E quindi spesso tutto quanto si traduce in un grande inganno. Ci possono essere degli scambi interessanti, perché per qualche tempo tu puoi avere la sensazione di acquisire conoscenza e potere, ma poi alla fine il prezzo lo paghi sempre. Ma perché? Perché non ti stai relazionando con l'assoluto che contieni e che sei, ma ti stai relazionando con gli aggregati psichici, esattamente come si fa commercio nella nostra società, no? E allora, se la società è armonica e equilibrata, questo commercio può essere anche funzionale ad uno scambio di esperienze e di valori. Se la società è come quella nostra di oggi, tutto quanto si traduce in un enorme inciuccio. Come è in basso, così è in alto. E quindi anche di là c'è il grande inciuccio. È ovvio, no? Ma anche tra di loro queste forze sono in contrapposizione, eh? Poi ispirano magari le guerre di religione o chissà che, no? Quindi, la medianità esterna comunque è caratterizzata. Adesso lasciamo perdere se sia o meno gestita bene. Partiamo anche dal presupposto che sia gestita bene. Un gruppo crea, proprio crea un'entità, quindi va a mirare, no? Verso un obiettivo preciso. In magia questo lo si fa con i sigilli, per esempio. Nello spiritismo invece si crea un'entità precisa che fa da sonda, che diventa spirito guida, che però va tenuto sotto controllo. Il problema di questa medianità esterna è che quello con cui ti relazioni e che si nutre di te, che tu nutri, va tenuto sotto controllo. Deve essere una relazione consapevole. Consapevole anche che è un'illusione, alla fine dei conti. Ok? E l'energia comunque va in questa direzione. Da questa parte cascano illusioni, ok? Cascano prospettive possibili che noi possiamo anche considerare nel corso della nostra ricerca, ma senza cadere nel tranello di avere tra le mani la verità assoluta, perché non è così, ok? Ok, bene. Di solito questa medianità tende a diventare passiva, perché è dall'altra parte che hanno le redini della situazione, ok? Va bene, e questo è il fenomeno della medianità esterna, che può diventare, ma è molto difficile gestirlo, però non lo voglio escludere come possibilità, anche una fase della medianità interna. La medianità interna invece che cosa fa? Che cosa succede? Allora, medianità interna vuol dire che, la mettiamo così. Allora, ricordiamoci le nostre personalità, no? Quindi abbiamo il reale contenuto, le varie personalità d'anima, no? Che sono i nostri tipi, i nostri io, no? Bene, che si avvicendano a coscienza, qui abbiamo la mente, il cervello, no? Poi abbiamo gli organi di senso, tutto quanto il resto, no? Tutto quanto gira. Questa è la cabina di comando, ok? Ecco. Allora, la medianità interna che fenomeno produce? Abbiamo detto che o produce
una connessione con delle altre dimensioni della forma che vibrano su altri piani, ma non è quello di cui adesso parliamo. Quella è proprio l'esperienza che può essere di viaggio dimensionale, viaggio sciamanico, viaggio nel tempo, spostamento tra i vari piani. Il transurfing di Zeeland un pochino può ricordare questo tipo di, anche se lui comunque rimane all'interno dei mondi eco di, uno, di una stessa dimensione. Invece in questo caso possiamo anche muoverci su dimensioni diverse, quindi che esulano dal nostro campo esperienziale attuale in maniera definitiva, non solo come futuro probabile che possiamo incoccare, che può essere più interessante di un altro in termini evolutivi o in termini di quello che è il nostro piacere, anche possibile, no? Ecco. Non parliamo di questo, noi adesso parliamo invece del rapporto con il sé superiore, quindi con il reale, no? Una connessione armonica di parti in relazione con il reale, no? Allora, qui come funziona l'imbuto? Anche qua si parla di fasi diverse, no? C'è un primo contatto con... ci sono varie fasi, no? C'è il demone guardiano, l'angelo custode, il dio interiore. Ci sono, nella storia della magia, dell'esoterismo, ci sono tante scuole che raccontano questa esperienza come attraverso varie fasi di contatto, no? Anche con se stessi. Non solo con supporti di medianità esterna, anche con se stessi, per arrivare poi a Tiferet, perfettamente connesso con Keter, poi come realtà di riferimento, no? Per dare un riferimento cabalistico. E questo punto centrale è il Cristo, è la coscienza cristica, ok? Quelli attorno sono gli apostoli, ok? Infatti i 12 tipi sono i 12 tipi fondamentali, no? Che siano gli apostoli, che siano le costellazioni dello zodiaco, è quello, insomma, no? Anzi, nel prossimo libro che uscirà faccio un parallelismo tra gli apostoli, i segni zodiacali, le personalità interiori, le fasi dell'alchimia, perché alla fine è sempre quello, no? Ma Leonardo stesso c'era arrivato, perché nel suo cenacolo ha risposto agli apostoli in modo molto preciso, che segue esattamente le costellazioni, perché la sapeva lunga. Il Cristo siamo noi, il Sole, Tiferet, no? Tutte le altre sfere sono attorno, no? Bene, non apriamo troppo questo argomento adesso. Dov'è l'imbuto qua? L'imbuto, allora, mettiamolo in orizzontale, oppure immaginiamo una cosa così, no? L'imbuto è questo, no? Sì, c'è sempre una connessione delle nostre parti, quindi la bocca larga dell'imbuto è verso di qua, e dall'altra parte... di traverso. Abbiamo, sì, un fratto di traverso, d'altra parte questo deve essere il reale, ok? Questo deve essere il reale, ok? Quindi la soglia deve essere bypassata in questo senso, in questo caso. E attenzione, l'energia non può che fluire in questo senso. Perché se tu ti relazioni con il reale, la differenza di potenziale è tale per cui l'energia ha un flusso dal reale verso di te, non può avere un flusso. Cioè se tu metti un'ampolla in un oceano, cioè è l'oceano che la riempie, non è il contrario. Quindi nei fenomeni della soglia, siccome tu sei il Dio assoluto, l'energia fluisce da te verso l'esterno e te la predano. Tu neanche consapevole di essere la fonte dell'energia di cui sei tu a nutrire l'entità, anziché il contrario, mentre tu sei convinto invece di mutuare energia e conoscenza dalle entità, invece tu mutui solo illusioni e dai energia. Quando ti colleghi invece con il reale, e beh, è da lì che fluisce l'energia verso di te, no? Perché in questo caso il rapporto, o dal tuo profondo, l'energia che sgorga e scaturisce dal tuo profondo, quindi l'energia va dal profondo verso le personalità, oppure dal trascendente, possiamo immaginarlo in queste due forme,
dal trascendente verso l'immanente, ok? Attenzione però, in questo caso non abbiamo un filtro, ma abbiamo una lente, cioè qui abbiamo una, no? Qui la molteplicità di forme e di esperienze torna ad uno, ok? Abbiamo una lente di concentrazione, così come qui abbiamo una lente di concentrazione verso l'interno, ok? Non è un filtro, è una lente, ok? È il fuoco, la triplice via del fuoco. Il fuoco è proprio determinato da questa concentrazione di raggi attraverso questa lente, che nella tradizione induista corrisponde alla nostra ghiandola pineale, no? Quella è la lente. Però non facciamo adesso troppi riferimenti, anche se mi piace farli perché così vi allarga un po', no? Fate tutti i collegamenti. Questa lente, allora, se nella norma di solito quello che noi riceviamo viene filtrato dalla personalità dominante del momento, quando invece siamo in una condizione di medianità lucida, la lente è rappresentata da una nostra personalità marginale specializzata, che dobbiamo imparare a specializzare. Personalità marginale specializzata. Ve l'ho detto prima, all'inizio, le personalità sono dominanti, quindi quelle, le personalità primarie, poi le secondarie e le marginali. Bene, la personalità marginale e secondaria è quella che dobbiamo costruire, educare. Costruire no, perché c'è, però la dobbiamo evocare, individuare, specializzare a questo tipo di contatto. È quello che diventa il santo angelo guardiano, no? E anche quello che diventa il demone guardiano, perché poi questo contatto deve essere un contatto puro. Tu non, quindi nel tuo percorso verso questo contatto devi purificarti dalle tue scorie, cioè non può essere non può esistere una relazione contaminata da un qualcosa che è in dissonanza con l'evoluzione, la crescita, la coscienza. Quindi questo è un percorso di incontro anche con le proprie sporcizie, ecco il demone. Vedete, il demone e l'angelo guardiano sono la stessa entità, personalità marginale secondaria, la stessa entità vista da due lati. Verso di qua è un demone, verso di là è un angelo. Ok? Sì, 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 esatto. Quindi da una parte è il demone, no? Che ti fa incontrare le tue illusioni. Visto che avete adesso fatto questo corso di Kabbalah, posso anche permettermelo, no? Tiferet proietta le illusioni su Malkut attraverso gli Esod. Tiferet proietta e riceve la verità da Kecher attraverso Da'at. Queste sono... Allora, gli Esod è il filtro, Da'at è la lente. Ok? Come siete messi a Kabbalah? Poco. Allora... Come non detto, no, perché loro so che hanno fatto un corso di Kabbalah, loro hanno detto: oh, finalmente hanno fatto un corso di Kabbalah, posso ogni tanto dare qualche riferimento. Allora bene, quindi personalità marginale secondaria, che c'è una parte di noi che viene proprio specializzata e che diventa la lente. È questa parte che noi dobbiamo imparare a evocare attraverso un moto di, no? Medianità interna. Spesso questa parte può appoggiarsi ad un fenomeno di medianità esterna, cioè può appoggiarsi ad una proiezione o ad un'entità che noi però dovremmo costruire, non tanto evocare dalla soglia in quanto tale, perché sappiamo che purtroppo è viziata. E questa lente ci porta al focus sul contatto reale con il nostro sé superiore, con la nostra coscienza cristica. E questo status, nella sua complessità, è chiamato la Bodhi, no? Il Buddha, la Bodhi, no? Il Buddha, no? Coscienza cristica è l'elemento che viene risvegliato, e questa è
no? Questa samadhi, questa chiamiamolo nelle varie tradizioni, no? È il satori, no? È proprio quella condizione di contatto totale e reale con se stessi. Bene. Ecco quindi, no? La differenza, no? Tra le varie forme di medialità interna, medialità esterna. Bene, queste erano le informazioni che avevo bisogno di darvi prima della parte pratica, perché adesso vi devo fare ancora un discorso veloce su quella che è stata la mia esperienza. Anche per darvi a voi diverse possibilità operative, e mi direte voi poi cosa sentite più in sintonia con voi stessi. Ovviamente la mia esperienza con questa roba qua è partita, vabbè, prima in forma spontanea con un misticismo interiore mio personale, no? Del tutto spontaneo, inconsapevole, indecifrato, ecco, c'era questa spinta, quindi probabilmente, vabbè, c'è stato un fenomeno di contatto, di raccoglimento, di relazione. Però, ecco, poi sono passato, ovviamente, nel momento in cui mi sono messo nelle condizioni di dare voce a questa spinta, ho cominciato a frequentare tutta una serie di ambienti, ero molto giovane e l'ambiente era quello cattolico all'inizio, quindi era quella la vocazione che ho seguito all'inizio. Poi sono passato attraverso tante esperienze di questo tipo legate all'indagine teologica, che poi è diventata teosofica, che poi è diventata antroposofica, gnostica. Poi ho cominciato a voler sviluppare questa medianità di contatto. In quel caso era una forma di medianità esterna, perché non avevo ancora chiaro lo scenario che adesso vi ho descritto. E quindi ho cominciato con lo spiritismo. Sono stato fortunato perché ho partecipato a gruppi di spiritismo che erano ben fatti, cioè perlomeno le motivazioni, per quanto potevano essere ingenuamente a loro volta magari vampirizzati da qualcosa che non era quello che loro pensavano, quello che noi pensavamo, però tutto sommato c'era una motivazione alta, no? Che forse ha attutito un po' anche le conseguenze negative e gli effetti collaterali di questa pratica. Quindi non era una messa nera, non era una roba anche solo per avvantaggiarsi, o era proprio un discorso di spiritismo abbastanza pulito, ben fatto, c'erano vari spiriti guida, vari riferimenti, e quella è stata l'esperienza. Poi c'è stato un passaggio successivo, quindi io per spiritismo intendo più che altro, le ho vissute entrambe le dinamiche, però proprio la planchette, la tavola Ouija con il gattino, più che lo spiritismo a trance, dove c'è il medium che poi diventa protagonista in catena. Ecco, sì, anche quello ho fatto, però è stato molto interessante il discorso della tavola Ouija. Sicuramente lì apri delle porte, immediatamente, no? E effettivamente arriva di tutto. E effettivamente quello che arriva, se non è ben gestito, ti manda fuori di testa, fino alla possessione. Per cui bisogna stare attentissimi a quello che si fa, sapere quello che si fa. Però effettivamente è una porta molto potente, è un sistema di contatto molto potente, è una forma di medianità esterna, se quello che vedete di solito nei film, no? È una forma di medianità, ti metti lì, in America hanno fatto anche quella individuale, no? Con tutte le lettere fatte così, che tu ti puoi contattare, in realtà non contatti te stesso, sei sempre in preda o a una tua personalità che finalmente in quel momento si sfoga, rivestendosi delle tue aspettative, oppure sei in preda a chissà che. Quindi
Poi invece il fenomeno di gruppo che protegge un pochino di più l'individuo, però può diventare delirante, perché nel tempo le grandi religioni sono una grande seduta spiritica di massa, di fatto, no? Che creano un'egregora gigantesca, che poi tra l'altro, no, struttura i propri dogmi, le proprie regole, il proprio rapporto energetico, coltivandoti di generazione in generazione. Quindi il pasto non è lì sul momento, ma prende proprio tutto, no? Di vita in vita, vai, la grande bagnata. Però ricordiamo che poi da queste, siccome per un concetto di grazia, che è un concetto esoterico molto alto, noi possiamo comunque in ogni caso ripigliarci, per cui è vero che anche all'interno di contesti così dissestati sono emerse delle figure che hanno saputo cavalcare quel tipo di fenomeno e ricondurlo a qualcosa di più autentico. Per cui ci sono state delle figure di santi, di mistici, che tuttavia sono nate da questi fenomeni di massa, eh? Non neghiamolo. Poi ho vissuto l'evoluzione, cioè il gruppo che costruisce l'entità, perché si è capito che c'era qualcosa che non andava. Allora si è costruita l'entità, cioè si è usato l'energia di base, lo psichismo di base del sottile, per costruire piano piano un'identità fittizia, artificiale, alimentata e nutrita dal gruppo seguendo uno schema preciso di crescita e tenendola sotto controllo in un certo modo, quindi creando una specie di amico immaginario, no? Che però diventa reale e che può rappresentare effettivamente una sonda nell'oltre e quindi metterti anche nelle condizioni di assisterti durante i viaggi astrali, assisterti al sogno, metterti in connessione con delle biblioteche astrali, cioè è un amico fidato che può fare delle cose interessanti sempre se tenuto sotto controllo, cioè sempre se il rapporto di scambio energetico è equilibrato e gestito dall'aldilà, non dall'aldilà. Deve essere qua la console. Il Daimon di sopra. Il Daimon. Virgilio di Dante. Il Virgilio di Dante, che poi diventa Beatrice, sì. Non può essere altro, sì. non può più essere Virgilio in quel caso. Sì, perché no? Il Cagliostro aveva Altotas. No, abbiamo questi spiriti guida che sono stati costruiti. Virgilio non era certo Virgilio storico, certo, no? Allora, la costruzione di un'entità passa attraverso fasi precise, ok? E bisogna seguire uno schema. Quindi, planchette che va costruita, il gruppo se la deve costruire, non è che la compri al supermercato, quindi te la devi costruire, la fai, ti metti lì, con le misure giuste, con i segni giusti, si fanno i vari piattini che si possono anche specializzare per varie funzioni, perché l'entità per tenerla sotto controllo la devi dividere, cioè devi dividerla per funzioni, no? La devi dividere per funzioni, la spezzetti, perché se no diventa troppo grossa, se diventa troppo grossa non la gestisci più, ok? Quindi c'è tutta una matematica, no? Di gestione di questa relazione. Poi il fenomeno cambia, deve cambiare, perché tu in quel modo hai creato, no, hai sviluppato questa lente, accosti a questa lente la tua personalità marginale specializzata, che diventa la tua personalità medianica, quella che richiami, no? Dal fenomeno della trans passi ad un fenomeno più lucido, di consapevolezza, allora è ovvio che devi fare un lavoro di gestione delle tue personalità interiori. Anche per non andare in trance, quando richiami una personalità marginale che manda in trance le dominanti, cioè devi riuscire invece a essere presente, completamente presente. Durante il rito, durante il sogno, durante l'estasi, tutte le personalità sono presenti, non ce n'è una dominante sulle altre, sono tutte presenti. E allora richiami poi la specializzazione per connetterti alla funzione che intendi sviluppare, no? Sto tagliando perché. Quindi, a quel punto passi oltre,
trascendi il gruppo, trascendi la planchette e cominci a lavorare con la tua personalità marginale secondaria, evocata in forma lucida, e cominci a costruire il canale, cioè questa entità, questo tuo spirito guida, si mette da parte. Cioè si dissolve nuovamente, si mette da parte, ti abbandona, ti lascia, Virgilio che ti lascia, ti abbandona, e lì devi cominciare a sviluppare tu il canale nella profondità della tua porta interiore. La personalità marginale secondaria di solito è femminile, perché è Beatrice la grande porta, sempre nell'allegoria dantesca, no? Quindi la porta è femminile, è di prevalenza femminile, anche se poi abbiamo una coniugazione dei due principi alchemici, quindi maschile e femminile integrati. Quindi vedete che c'è da fare un'operazione su vari piani, no? Alchemica per integrare principi alchemici maschile e femminile, un'operazione di osservazione di sé, la costruzione del testimone, dell'osservatore, il ricordo di sé per gestire le personalità interiori, e un'operazione di affinamento della propria sensibilità medianica, la costruzione della lente e di relazione quindi con il sé superiore finalmente. Quindi questa è un'ascesa di consapevolezza notevole, cioè non è una cosa che fai in un weekend o che ti metti lì, ah sì, adesso mi metto qua. La prima forma, ecco, qui ci sono varie forme, sono tre le forme fondamentali di contatto e di allenamento, più che altro, del contatto sia con lo spirito guida sotto controllo, che tra l'altro lo spirito guida sotto controllo fa anche da filtro, cioè tu quando hai uno spirito guida bello forte, allora ti fa anche da filtro, cioè puoi anche permetterti di entrare in relazione con entità già esistenti, ma passano attraverso lo spirito guida, per cui lui in qualche modo le imbriglia, le tiene sotto controllo. Quindi se le contatti direttamente è un disastro, se le contatti tramite lo spirito guida lui te le imbriglia, però stai sempre attento che è sempre roba che va di là, no? Tenete presente che poi il filtro ci sarà sempre, cioè tu non puoi entrare in contatto con l'assoluto, non ce la fai a gestirlo, allora ci sarà sempre poi un'espressione di te che riuscirà a tradurre il contatto con questa dimensione assoluta applicandolo alla tua misura. E questa dinamica è stata proprio descritta da Pietro Baldi nelle Nuri, cioè dal supercosciente all'io applicato al contesto umano esperienziale che è alla nostra misura, ok? Scusate un attimo perché è molto difficile anche fare i vari passaggi, eh? Poi semmai se dobbiamo dirci qualcosa. Allora, quindi il passaggio successivo è quello del contatto diretto, della ricerca. Lo spirito guida o fa da filtro ad altri riferimenti che ci possono aiutare, oppure si comincia a dissolvere, cioè si comincia a creare un canale di relazione col tuo profondo, che poi comunque verrà mediato da una personalità specializzata affinché questo supercosciente possa in qualche modo essere, cioè avere un riflesso poi nella tua vita umana. Senza la preoccupazione di capire razionalmente e di verbalizzare quello che ti sta accadendo, perché questo è impossibile, lo riduci, lo uccidi, ecco il silenzio, ecco perché queste cose vanno coltivate nell'intimo, nel proprio raccoglimento personale, non è che si va in giro tanto a dire quello che si fa, quello che si vede, quello che si sente, anche perché gli altri non lo possono capire perché è un'esperienza tua soggettiva. E qualora tu riuscissi a comunicare agli altri qualche cosa, il messaggio è già morto, perché passa attraverso il quasi reale, passa attraverso dinamiche di relative che non possono riflettere l'assoluto nella sua totalità, che può essere però intuito, può essere sentito, puoi lasciarti pervadere, ispirare, ma nel silenzio. Ecco perché l'opera alchemica l'ho fatta nel silenzio, perché appena lo dici, boom, lo hai definito, lo hai rinchiuso. Lo hai circoscritto, lo hai limitato e il sistema probabilmente te lo ha già intercettato. Un'entità di passaggio te lo ha già intercettato, ti ha già fregato.
perché la prossima volta che fai il contatto sarà lei a presentarsi sotto le vesti di sta roba qua. Vedete? Quindi bisogna proprio essere molto delicati. È una piantina delicatissima che va coltivata sotto serra, e la serra è quella del silenzio, del raccoglimento personale, della meditazione. Allora, varie forme. La divinazione può essere una forma di, può essere uno strumento, un mezzo, un medium di contatto con il proprio sé superiore, quindi l'ispirazione profetica, l'oracolo o i vari tipi di oracoli, no? Cioè la, allora, la divinazione è diversa dalla mantica. La mantica attinge comunque a piani vicini alla tua esperienza umana, però ti permette di elaborare gli archetipi ad un livello più sofisticato. Mantica è tutto ciò che ha a che fare con i misteri della sincronicità e con l'uso degli archetipi. I King, Sette Sassi, Tarocchi, questa è la mantica. La divinazione invece, divinazione, lo dice la parola, attinge al superumano. Quindi l'oracolo, per esempio, è una forma di divinazione. Così come gli specchi sono più vicini alla divinazione che alla mantica. Lo specchio nero, lo specchio d'acqua, la lettura del fuoco, che è a sua volta uno specchio dinamico, è uno specchio in movimento, la lettura quindi degli elementi. Poi ci sono vari casi, no? Se ci serve relazionarci con dimensioni di forma che vibrano su altri piani, useremo la geomanzia, quindi useremo l'elemento terra, no? E avremo come alleati gli spiriti della natura, per esempio. Se abbiamo bisogno invece di entrare in relazione con qualcosa di più elevato, che ci riconduca ad un senso più spirituale, onnicomprensivo delle cose, useremo altri tipi di mantica, la mantica del fuoco, la mantica, altri tipi di divinazione, la divinazione del fuoco, divinazione degli specchi. Quindi la mantica, la divinazione, comunque può essere uno strumento di automedianità, così come la radiestesia. Anche se la radiestesia è un problema solo di... vuol dire che tu sei già in relazione con le tue risposte interiore, ma non le sai leggere. Allora hai bisogno di un amplificatore esterno. Quindi il pendolino non è altro che un amplificatore esterno di una risposta che tu hai già saputo attingere dal tuo profondo, ma non riesci a leggerla. Allora ecco che il corpo, mosso da questa risposta, dall'energia di questa risposta, attraverso micromovimenti, rende evidente, cioè la risposta non te la dà il pendolino, la risposta te la stai dando tu, il pendolino la sta rendendo evidente sulla base di una convenzione, quindi lo schemino, sì, no, o i vari quadranti, eccetera, eccetera, ok? Questa è una forma di medianità interiore supportata dall'uso dell'anestesia, dall'uso del pendolo in questo caso. Così come le varie forme, quindi gli specchi e cose di questo genere. Poi ci può essere, usata anche però in concomitanza con questi strumenti, la telescrittura, ed è un'altra parte attraverso la quale io sono passato, no? E che so che alcuni di voi hanno forse questa esperienza o conoscono persone che hanno questa esperienza. Teniamo sempre conto della differenza tra medianità interna e medianità esterna, perché la telescrittura può applicarsi ad entrambe le modalità. Telescrittura, anche qui in questo caso, può essere uno strumento validissimo. C'è un metodo per allenarsi, no? All'inizio non stacchi mai la penna e fai delle cose strane, poi cominci a scrivere con una scrittura che non è la tua, e un grafologo lo può anche testimoniare, cominci a scrivere frasi senza senso e cose inutili, fino ad arrivare poi a scrivere normalmente come scriveresti la lista della spesa, e sei in un momento di canalizzazione. Quindi alla fine poi tutto questo si sviluppa come, anche nella pratica, nel metodo pratico, fino ad arrivare alla medianità diretta, cioè l'uso della voce, si parla. E anche qui abbiamo almeno un paio di fasi. La prima fase in cui tu sei molto concentrato, quindi non puoi né scrivere, perché ti rallenterebbe, e non riesci neanche ad afferrare, perché non hai la velocità con la quale stai pensando in quel momento, in quello stato. Non riesci ad afferrarlo, quindi ti devi registrare.
ti registri, poi ti riascolti, ti risbobini e ti leggi, dici, ah cazzo, no? Ecco. Invece poi possiamo avere un fenomeno che è poi quello ideale, che è un'apertura costante, completa, perfettamente gestita della propria relazione con, il, con l'assoluto. Hai un pezzo di illuminazione in tasca, se arrivi lì, però vuol dire che sei connesso. Quando vuoi, come vuoi, sempre, sì, no, in modo selettivo, sei connesso e quindi puoi tranquillamente parlare, scrivere, sei perfettamente presente al messaggio che stai elaborando e stai ricevendo e stai portando a, in evidenza, non si distingue quasi neanche, a parte che si distingue dalla portata del, dell'ispirazione che ti arriva, che dici, oh boh, no? Cosa ho detto? Cosa ho scritto? Cosa ho fatto? Interessante. Ecco, però diventa una dinamica molto spontanea, sei in relazione. Quindi non hai bisogno di metterti lì, fare meditazione, o predisporti in un certo modo, o predisporre il rito, il sogno e l'estasi. Tu sei continuamente in uno stato di rito, di sogno e di estasi. E qui, vabbè, questo è il non plus ultra, no? Però ecco, la mia esperienza è stata un po' questa qua, no? Io adesso sto lavorando a, questo, a questa medianità più, più lucida, però un giorno con lo spiritismo, la telescrittura, il discorso della, della voce registrata, quindi una sorta di auto di medianità autonoma, eccetera, eccetera. E sto lavorando a questo proposito. E ho sviluppato una metodologia, un percorso per lavorare in questo senso. Poi voi magari conoscerete anche altre cose, avete anche altre informazioni, avete altre pratiche a vostra disposizione, benissimo, mettetele in pista perché niente è incompatibile, no? Tutto va coordinato con un po' di intelligenza, con un po' di buon senso, ma potete mettere insieme queste cose e quindi collocando poi l'esperienza della medianità in un più ampio contesto di ricerca spirituale, di ricerca interiore, potrete sicuramente allenare questa vostra facoltà, sicuramente. Adesso qui mi dovreste dire voi se, quale tipo di percorso vi potrebbe interessare di più, perché possiamo lavorare immediatamente ognuno per sé con alcuni stimoli legati alla, alla scrittura automatica e quindi cercando di vedere che cosa succede, sperimentando insieme. Possiamo lavorare creando un piccolo gruppo di contatto. Tanto, voglio dire, le fasi sono queste, no? Il processo è graduale, non pensiate adesso di venire qua a sedervi e canalizzare, perché sarebbe una suggestione, capite? Non sarebbe neanche reale, vi prenderei in giro. No? Prenderemmo in giro. Anzi, no, vi lascereste, ecco. Quindi non è così, quello che possiamo fare oggi è fare qualche esperienza, qualche esperimento insieme, magari vedere quello che può succedere. Però, ecco, io con i gruppi di contatto in passato ho lavorato facendo anche delle cose molto molto belle.